Il libro di questa settimana e primo libro del 2020 è Così parlò Zarathustra di Friedrich Nietzsche, che è anche la nostra scelta per il terzo appuntamento dell'Audible Club, quindi di questo libro parliamo in un podcast di un'ora per Audible. Abbiamo scelto Così parlò Zarathustra perché è uno di quei classici della filosofia, anche se è un libro che ha poco più di un secolo, che provoca molta soggezione, oppure non si sa come leggerlo, non si sa se credere a quello che dice Nietzsche oppure no. E io ne sto parlando adesso dall'Accademia di Platone di Atene, per cui ho creato questo cortocircuito. Che cosa ha fatto Nietzsche? Nietzsche si è accanito, ha cercato di distruggere, di fare filosofia con il martello e di distruggere tutte quelle false credenze che derivavano dalla cultura in generale e poi molto dalla filosofia. Questo libro, quindi, è un libro distruttivo, quello che lui preferiva, lo considerava al pari della Bibbia, lo considerava un libro fondamentale per la cultura occidentale, perché in questo libro distrugge tantissime credenze, quindi è un libro molto fastidioso. Per questa ragione è un libro difficile da leggere, ma dall'altra parte è un libro in cui immergersi, perché è un libro fondamentalmente poetico, in cui non bisogna credere letteralmente a quello che Nietzsche scrive, ma leggerlo bene, come diceva lui stesso, cioè immergersi in questo libro e capire che cosa vuole dire al di là delle parole, perché Zarathustra è un profeta. E a un certo punto, dopo i 30 anni, scende dal luogo in cui ha fatto eremitaggio e comincia a stare in mezzo alle persone. Succedono delle cose, compie un viaggio, attraverso questo viaggio racconta quelli che poi diventeranno le idee fondamentali della filosofia nietzschiana e soprattutto quello che Nietzsche ha voluto trasmetterci, più che delle idee filosofiche, era proprio un atteggiamento, era proprio la disposizione a distruggere i pregiudizi, a rompere, a spaccare i dogmi, e questa è la cosa importante. Si accanisce tantissimo con Platone, ma d'altra parte amava Platone, era la ragione per cui se gli dicevano da dove comincio a studiare filosofia, lui diceva da Platone, sicuramente, ma come? Ma tu lo odi, ne dici di tutti i colori, no, ma da lì che bisogna partire, bisogna studiare Platone e Kant e poi rendersi conto che vanno distrutti, che bisogna disamorarsi perché sono limitanti, perché creano dei dogmi da cui non riusciamo a liberarci, però bisogna partire da lì. Questo libro quindi è un libro... io lo dico molto spesso, tante persone iniziano a studiare filosofia dopo aver letto Nietzsche, in particolare probabilmente dopo aver letto questo libro, ed è un inizio, è un modo di pensare, ed è un libro che quindi va letto con un certo atteggiamento più che con un codice di interpretazione accanto. Così parlò Zarathustra, come pochi altri libri, si fa insieme al lettore, quindi un incontro che avviene con il suo autore. Per tutte queste ragioni l'ho scelto come libro della settimana.